Amici blu cerchiati, ben ritrovati in questa nuova puntata di Extra Doria. La Samp ha sconfitto per 3-0 il Cagliari ieri sera in Coppa Italia e si appresta ad affrontare la Roma a gennaio, ma non c'è tempo per festeggiare. Perché? Perché domenica l'avversario sarà il Torino dell'ex Siniša Mihajlović. Di questo e molto altro parleremo oggi insieme ai miei due ospiti che non hanno bisogno di ulteriori presentazioni, quindi vediamo subito Luca Ghiglione e Andrea Lazzara. Allora, ragazzi, Andre, parliamo da te. Partita di ieri. La Sampdoria B, possiamo chiamarla, perché comunque era una squadra in farcita di riserve, è riuscita a superare il test di Cagliari. Promossi, bocciati, impressioni dallo stadio? Ma è stata una partita giocata, credo, comunque a ritmi piuttosto bassi. Comunque la Sampdoria ha confermato soprattutto un dato. Chiunque giochi, una squadra ha una sua identità. Quindi questo è un aspetto sicuramente importante. Promossi, io promuovo senz'altro Djuricic, perché non l'avevamo praticamente mai visto, mi sembra che abbia dei buoni numeri, mi sembra che sia uno che ci mette la voglia giusta, può crescere, l'ha detto anche Giampaolo nel dopopartita. Beh, Schick ha fatto, al di là dei due gol, ha fatto anche movimento e ha dimostrato che forse deve ancora un po' capire che il calcio italiano è diverso sicuramente dal campionato della Repubblica Ceca, però si farà. Bene quando è entrato Bruno Fernandes, anche lo stesso Pratt, a centrocampo non ci sono note particolari, perché comunque secondo me Cigarini ha fatto una buona partita condizionata in questo dal ritmo abbastanza lento. Ecco, nota stonata un po' Budimir, perché ci ha provato in tutti i modi, è stato anche limitato da un infortunio alla mano dopo pochi minuti, però insomma Budimir è da rivedere, sempre che la società a gennaio non decida di cederlo o prestarlo, come si sente dire in giro, che forse potrebbe essere la scelta più saggia, visto che comunque si tratta tutte di squadre che però devono lottare per la salvezza, e lui deve lottare per far vedere che i numeri fatti vedere l'anno scorso a Crotone effettivamente può averli anche in Serie A. Però attenzione, perché Budimir credo sia l'unica vera prima punta che ha in rosa la Sampdoria, e quindi dovrebbe essere in qualche modo sostituito, perché lunga vita a quelli che stanno lì davanti, soprattutto a Super Muriel in questo momento. Però pararsi le spalle, coprirsi le spalle, non sarebbe male. Ecco, invece, vediamo un attimino con Luca. Tu hai tante cose da raccontarci, a partire da un evento particolare che vediamo qua, la locandina, alle nostre spalle, che ci sarà sabato al Centro Civico Buranello, Cultural Samp. Raccontaci un po' di che cosa si tratta. Sì, presenteremo i libri al Centro Civico Buranello, i libri che abbiamo fatto in Salse Blu Cerchiate, quindi due di Sport Media che sono Se deserte sono le strade e Una storia bianco-rosso-nera sulla storia della Sampia d'Arenese, e poi ci sarà il romanzo di Stefano Rissetto per Bugalù. Inizierà alle 11 con delle mostre, ci saranno quadri, ci saranno fotografie, ci saranno vignette, ci saranno sculture di legno, tutto dedicate alla Sampdoria o a Sampia d'Arena. Ci saranno i filmati della Sampdoria sui 70 anni della società con voce narrante di Corrado Tedeschi. Al pomeriggio la presentazione dei libri e un incontro con gli avvocati su tematiche da gradinata, da tifoseria, e alla sera musica, c'è Manolo Strempelli, c'è De Scalzi, c'è Robby Bossi dei Rude che mette i dischi, e quindi ci sarà un po' di festa. Ecco, fai vedere intanto i libri che hai portato con te, tengo il microfono. Allora, Se deserte sono le strade, sarebbe? Questo è il libro sulla tifoseria blu cerchiata, una raccolta di fotografie, una raccolta di biglietti, di tessere, di racconti, di personaggi, tutto dagli albori, dall'Andrea Doria alla Sampia d'Arenese fino al 1994, quindi l'epopea di Mantovani con l'età delle vittorie. Un archivio storico, diciamo, poi del mondo del tifo blucerchiato, possiamo definirlo. Ci sono migliaia e migliaia di fotografie, quindi trasferte, molte trasferte, tutte le coreografie e i personaggi principali della gradinata. Mentre l'altro, che è un po' più particolare, Una storia bianco-rosso-nera, invece è la storia della Sampia d'Arenese, e parte dai primi calci a Sampia d'Arena, di tutte le squadre a Sampia d'Arena, il primo Liguria, poi con la fusione della dominante, del secondo Liguria, e il ritorno di Sampia d'Arenese nel campionato subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, e poi si ferma lì. Ci sono tutti i tabellini di tutte le partite giocate dalle squadre di Sampia d'Arena,
più tutte le carriere di tutti i giocatori e anche lì 200-300 fotografie storiche, alcune anche molto belle. Una chiusura del ciclo storico a fronte anche del libro pubblicato l'anno scorso riguardo l'Andrea Doria. Quindi... Sì, l'anno scorso avevamo fatto L'ardente scudo sopra il cuore con Alessandro Carcheri e con questo chiude un po' tutta la storia sulle progenitrici della Sampdoria. Ecco, Luca, una cosa invece parlando di quello che ci sarà dopo la partita, dopo l'evento, domenica la partita contro il Torino di Mihajlovic e Belotti, l'uomo veramente più in forma di questo campionato sembra essere. Che partita dobbiamo aspettarci? Ma secondo me la Sampdoria sta facendo bene, e un giocare per vincere penso che sia un dovere. Io penso che un punto contro il Torino comunque vada sempre bene, come secondo me andava benissimo il punto a Crotone, seppure sia la squadra ultima in classifica, seppure abbia perso con tutti, per me un punto va sempre bene, muovere la classifica se si vince è meglio. Mentre con Andrea, in chiusura ti chiedo, abbiamo visto la Sampdoria che adesso ha inanellato tutta una serie di risultati utili consecutivi dopo il periodo buio arrivato con Giampaolo Traballante, ora è più solido che mai. Abbiamo visto ieri sera le seconde linee, che cosa ci possiamo aspettare a fronte della 14ª, 15ª giornata di campionato da questa Sampdoria e che cosa ti aspetti tu per la fine di questo campionato? Credo che le prossime due partite contro Torino e Lazio siano veramente quelle che potrebbero dare il colore del campionato della Sampdoria, perché sono due delle squadre più in forma del campionato e quindi questo sicuramente sarà una cartina di tornasole. Dove può arrivare questa Sampdoria? Io credo che lottare per un tranquillo centro classifica sia l'obiettivo di tutti e mettere ulteriormente in mostra i giovani, a meno che qualcuno in società non decida a gennaio di voler vendere qualcuno. È un campionato in cui non credo si rischi nulla, però ecco, i tifosi so che già hanno fatto capire che ad esempio Murel a gennaio è meglio che non venga ceduto e quindi speriamo proprio che sia così. Poi se invece arrivasse qualche rinforzo, mi viene in mente magari un difensore e anche un altro attaccante, chi lo sa che non si possa approfittare magari di qualche frenata di qualcuno là davanti e cominciare a pensare a qualcosa di più di un centro classifica dove si trova adesso la Sampdoria, che credo sia la sua collocazione giusta. Bruno Fernandes prima della partita contro il Cagliari aveva detto che la Coppa Italia poteva essere una vetrina importante anche per raggiungere eventualmente l'Europa, il prossimo avversario sarà la Roma, ma può essere l'anno giusto per ritornare a puntare con un po' più di serietà sulla Coppa Italia? Dopo la partita Giampaolo ha detto che ci sono due date plausibili per la partita di Roma, lui spera che sia la seconda perché dovrebbe essere sì, o l'11 gennaio quella un po' più avanti. Sì. Io credo che a quel punto la Samp potrebbe giocarsela veramente con la squadra titolare e ha dimostrato in campionato che a Roma può andare a fare la sua partita. La Coppa Italia secondo me sembra un po' quelle autoricariche che ti fanno quando hai finito il credito del telefonino per le grandi. Ti è andata male in campionato, hai quella chance, perché questo regolamento è folle. Se passasse con la Roma poi ci sarebbe probabilmente il Sassuolo e... Provarci è un obbligo secondo me, poi la Sampdoria ha anche un legame storico con la Coppa Italia, quindi ci deve provare anche per quello. Va bene, allora ringraziamo i miei ospiti e l'appuntamento di sabato lo conoscete e anche quello di campionato. Ci vediamo settimana prossima.